Ragazze, buonasera, come state? Bimbe, come state, amiche mie? Allora, oggi ho realizzato questo trucco, guardate. Questo trucco, l'ispirazione l'ho presa da un ricordo su Facebook. Sì, avete capito bene. Allora, mi è spuntato un ricordo su Facebook di qualche annetto fa in cui ho condiviso. Proprio pensate quanto mi è piaciuto questo trucco. Ho condiviso una foto di un trucco che riproponeva un occhio nerissimo, quindi con base chiara e poi l'occhio nerissimo e poi un bellissimo rossetto rosa. Naturalmente io ho cercato di riproporvelo, di riprodurlo con quello che ho e quindi ho utilizzato, vi faccio vedere subito, questo ombretto di Kiko che è nero. Poi ho utilizzato nella palette di Wycon questo rosa molto bello come base. Poi ho utilizzato sempre le solite cose, ossia il mio eyeliner sbrilluccicoso, il mio rimmel mascara di Astra, la cipria di Kiko e la palette di Too Faced. Per un pochino di contouring e un pochino di blush. Allora, intanto voglio dare una comunicazione perché una ragazza l'altra volta mi ha chiesto che numero fosse questo blush di Wycon che io utilizzo e che mi piace tantissimo e vi dico sempre che fa un profumo particolare buonissimo. Allora, per te che me l'hai chiesto, questo è il numero 7, 07. Ok? Per chi lo voleva sapere. Quindi, ragazze, che cosa ho fatto? Ho fatto la mia solita base col fondo, ho opacizzato con la cipria, poi ho fatto nella palpebra, ho messo tutta la base di rosa e poi ho fatto appunto perché era così nel video quest'arco nero. Poi, naturalmente, eyeliner, matita nera abbondante nella rima inferiore e mascara, blush rosa e questo rossetto rosa di Kiko. Allora, devo dire che io mi sono divertita perché appunto pensavo al trucco e cercavo di riproporlo. E niente, ragazze, intanto sul mio canale in questi giorni troverete un video che parla della Pasqua che ho fatto in collaborazione con Katia del canale No Rank. Una signora bellissima, bionda e soprattutto la invidio perché è molto magra, con due belle figlie, Daisy e Jessica. E quindi abbiamo fatto questo video in collaborazione in cui prepariamo le tavole per la Pasqua, quindi per il pranzo di Pasqua e poi il tavolo per la prima colazione, sempre di Pasqua. Quindi vedetelo se ancora non l'avete visto, sia il mio che quello di Katia, appunto del canale No Rank. Ringrazio tantissimo le nuove iscritte e niente ragazze, che dirvi? Sicuramente ci vedremo ancora prima di Pasqua e ci faremo gli auguri. Allora, ragazze, mi raccomando, like e iscrivetevi. Allora, ragazze, andiamo con questo trucco che ho visto sul web e che mi è piaciuto tantissimo. Allora, io naturalmente ormai ho imparato così che ho già steso il fondotinta e ho fatto le sopracciglia per velocizzare un pochino il video. È perché vi confido una cosa, quando mi faccio le sopracciglia e non sto filmando, mi metto gli occhiali. Allora, ragazze, vi ho parlato nell'intro che ho visto questo trucco. Allora, sapete dove ho visto questo trucco? Allora, intanto facciamo, guardate dove proprio c'è la zona d'ombra nelle occhiaie, mettiamo un pochino di concealer e lo illuminiamo. Allora, questo trucco che voglio andare a replicare oggi l'ho visto su Facebook, tra l'altro. Era un ricordo. Sapete che Facebook vi fa vedere i ricordi, giusto? Degli anni passati. Allora, questo trucco mi è spuntato in un ricordo di Facebook ed era semplicemente una foto. E me ne sono innamorata perché era l'occhio
nero, nero, molto nero e le labbra rosa. Quindi ho detto, vai, questo lo voglio replicare. Allora, io quindi ho messo il fondo, ho messo il correttore, ho fatto le sopracciglia. Onestamente, se io trovo la mia cipria, se la trovo in questo momento non la vedo. Dove sei? No, niente, ragazze, non la vedo. Qua, eccola, era nel cassetto, perché io sono discontinua. Una volta metto le cose nel cassetto, una volta sopra la vanity table, e quindi giustamente le cose non le trovo. Allora, volevo mettere un pochino di questa cipria di Chico in polvere per opacizzare un po'. Ok, abbiamo un pochino opacizzato e asciugato. Allora, dopo essermi buttata la cipria pure sulla camicetta, perché questa cipria in polvere è pazzesca, nel senso che è in polvere, quindi svolazza. Allora, io voglio fare quest'occhio che ho visto era con la base rosa e poi c'era un ombretto proprio nero nero. Io userò questo. Voglio mettere questo rosa di Wycon che è bellissimo, è molto setoso, molto pigmentato come base, e poi invece metto appunto quello. E metterò appunto, mi sono preparata il pennello. Sì, no, questo non mi piace. No, voglio voglio utilizzare un altro. Sì, vediamo questo, dai. Allora, dicevamo che voglio fare una bella base di questo rosa. Guardate com'è. È molto iridescente, guardate che bello. Questa palette di Wycon ha questi colori belli e poi veramente la qualità è buona, perché è proprio, a parte che quando lo stendete vi sembra veramente di stendervi qualcosa tipo seta, perché vi ripeto, è molto setoso, è molto liscio. È buono, insomma. Quindi facciamo un'abbondante base con questo rosa. Andiamo su anche proprio sotto l'arcata sopraccigliare. Tutti gli ombretti, secondo me, dovrebbero essere tutti, diciamo, accoppiati con un altro ombretto, perché da soli non dicono mai niente. Allora, ora invece andiamo con il nero. Ok, allora, no, ok, sto pensando, perché il nero, dunque, c'era l'eyeliner, la matita, e poi il nero non era altro che una riga qua. Andiamo. Allora, quindi metto prima la matitina, la mia solita matitina nera. Ecco, bella scrivente. Naturalmente, oggi diciamo calcherò un po' la mano, sia con la matita dentro l'occhio che poi con il pennellino a fare la rima inferiore, bella nera. Se sentete parlare è sempre la D'Urso. Allora, ora andiamo con l'eyeliner. Magari faccio l'eyeliner, lo faccio un pochino più doppio. Ma che è? Mi sto sporcando tutta. Eyeliner, qualcuno mi chiama la maestra dell'eyeliner. No, ma assolutamente non mi sento. Come vedete, sto andando un pochino più su. Sto cercando di farla più doppia la linea dell'eyeliner.
Perché veramente vi devo dire che in questa foto l'occhio era davvero importante, cioè proprio truccato con il nero moltissimo. Vedete? Sì. Io uso sempre questo eyeliner, mi sa tanto che lo sento più asciutto, mi sa tanto che mi sta finendo. E devo correre a ordinarlo nuovamente, prima di tutto perché mi piace il prodotto e poi il packaging, sapete. Ok, ecco, quindi fatto questo, ora prendiamo l'ombretto nero e vediamo se mi riesce. Allora, vediamo. Direi che era pressappoco così. Lo sfumiamo un poco e passiamo al secondo. Poi naturalmente vediamo di aggiustare qualche cosina. Però voglio fare una cosa, ne voglio utilizzare pennello. Voglio utilizzare questo che è un pochino più sottile. Vediamo se viene meglio. Tanto stiamo provando. Secondo me con questo mi viene meglio. E poi cerchiamo di farlo unire con la riga dell'eyeliner. Allora andiamo a sfumare un pochino. Sfumiamo un poco e voglio mettere un altro poco di rosa invece. Vediamo un altro pochino di rosa. Ecco, lo smorziamo un pochino qua. Lo smorziamo un poco. Allora, ora ci dobbiamo andare un pochino pesante giù nella palpebra inferiore. Pennellino, 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 questo. Allora, vediamo. Allora, ora finiamo l'occhio con il rimmel e poi completiamo tutto il make-up, perché così, insomma, senza labbra truccate, senza blush alle guance, naturalmente lascio un po' a desiderare. Difatti io, ragazze, sapete, non capisco e non condivido quelle ragazze, quelle donne che truccano, ad esempio, gli occhi. E non truccano il resto del viso. Ci sono molte persone che ad esempio truccano gli occhi e poi non mettono rossetto,
Non mettono fondotinta, non lo capisco. Per carità, non voglio perorare la loro causa perché magari questo è il loro modo, però io non lo condivido. Perché un trucco deve essere secondo me completo. Allora, ora facciamo un pochino di contouring, pochino, pochino, pochino con la mia palette Too Faced. Questa palette mi piace un sacco. Curiamo pure un pochino il collo. Così. Ok, e ora mettiamo il blush, quello rosa. Sapete che l'altra volta ho sentito in televisione che, no, anzi non in televisione, l'ho sentito da una YouTuber. Ripeteva le parole che ha detto una volta Diego Dalla Palma, e cioè che il blush rosa sta bene da 16 anni fino a 90, quindi andiamo col rosa. Andiamo con il rosa. E io devo dire che sono d'accordo. I blush, questi rosati, mi piacciono, devo dire, molto. Devo dire che mi piacciono. Allora, ora invece andiamo. Adesso andiamo. No, scusate, ragazze. Mi devo mettere l'illuminante. Scusate, con questo trucco così. Vuoi non mettere l'illuminante? Sentite questo rumore, è la mia gattina che cerca di aprire le ante dell'armadio. Allora, ragazzi, ora viene il bello perché metto questo rossetto rosa, 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 rosa. Rosa proprio confetto, sempre di Kiko, naturalmente. Andiamo. Vi piace? Guardate che bello questo rosa. A me piace tantissimo. Allora, a questo punto io che cosa faccio? Metto gli occhiali. Che ne pensate? Metto gli occhiali. Cosa ve ne sembra? Allora, io devo dire che mettendo gli occhiali ho visto che devo aggiustare un pochino la rima inferiore, però devo dire che mi piace. Come vi sembra? Sfumo un altro pochino questa linea? Però va bene, dai. Io penso che può andare. E mi piace questo trucco e sono felice quando posso riproporre delle cose che vedo e le posso riproporre su di me. Mi diverto moltissimo. Allora, ragazze, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sempre il like se il video vi è piaciuto. Ditemi anche, che so, se volete che io faccia un trucco particolare con dei colori particolari e io lo realizzo, d'accordo? Un bacio, ragazze.